Era quasi estate, quasi troppo tempo fa. L'affitto era un biglietto d'autostrada. Vada come vada, deve andare a modo mio. Era sotto carica la macchina della musica, quasi estate, qualche estate fa. Devo dire a tutto campo, perché provate a immaginare come sia possibile recuperare e avere a repertorio in archivio tutto questo ben di Dio che riguarda la vita e la storia dei Pooh. Molto brevemente, Maurizio, le tue impressioni così per questo primo evento che
cercheremo a questo punto, proporremo soprattutto ai PU di far girare in giro per l'Italia, vediamo se sarà una cosa possibile, mi sembra un'ottima idea, cosa ne pensi? Innanzitutto grazie, sicuramente sarà bellissimo poter portare in giro per l'Italia questa manifestazione. Io quello che dovevo raccontare, ve l'ho raccontato con le immagini, era un mio modo per proporvi questa storia e devo dire che tutto sommato il libro è venuto bene. E dopo chiaramente devo ringraziare innanzitutto i PU che hanno creduto in me e per la prima volta mi sono trovato io dall'altra parte, perché loro mi hanno comprato a scatola chiusa, perché non sapevano cosa li avrebbe aspettati. Una volta in negozio ci andavo io a comprare un disco a scatola chiusa, oggi l'hanno preso loro. E dopo chiaramente devo ringraziare Antonio Caranci e tutto il suo staff, perché hanno creduto veramente in me. Non era facile dire ragazzi sto facendo una bella cosa, perché è chiaro che io ci credevo, però a questo punto devo dire che è stata una bella avventura, una bella scommessa. E grazie anche a voi di esserci. Grazie! Maurizio, grazie, sei stato veramente un uomo di cuore, hai dimostrato quello che sai fare, penso che sia stato riconosciuto da tutti e soprattutto in particolare dai nostri tre ospiti. L'onore lì. Dico ospiti perché non era assolutamente scontato che fossero qui, assolutamente. Ieri e oggi c'era questa mostra che Maurizio aveva approntato, naturalmente con il loro accordo, ma devo dire che nonostante questi impegni pressanti in sala di incisione, perché sapete che sono i giorni più delicati dove stanno per concludere il disco, che sarà la cosa che tutti aspettiamo trepidando, e loro invece sono qua anche oggi con noi. Chiamerei sul palco Roby Red. Buonasera a tutti! Cedo immediatamente il microfono a Red, così lascio lo spazio a loro. Grazie ancora a tutti voi. Vi lascio con loro semplicemente dicendo: stamattina avete visto la mostra per la prima volta, perché sono venuti prestissimo, loro prima di voi volevano godersela dettaglio per dettaglio. Cominciate da qui, diteci qualche cosa di questo genere e poi raccontateci cosa bolle in pentola. Parlerò soltanto della mostra, perché stamattina siamo venuti a vederla e questo ragazzo qua che vedete, ragazzo insomma, lui veramente ha fatto un lavoro straordinario, perché la dedica di una vita alla nostra musica, fatta raccogliendo tutto ciò che ha trovato. Ci sono delle cose bellissime che non abbiamo chiaramente nemmeno noi, delle cose che non sapevamo che fossero nemmeno uscite a livello di certi dischi all'estero piuttosto che altri articoli. È un lavoro fatto col cuore, assomiglia molto all'amore che voi dedicate a noi da tanto tempo. Lui l'ha dedicato attraverso questa ricerca e questa mostra, che sembrava una cosa così, abbiamo detto va bene, prova a farla, è stata sicuramente più bella di come noi ce l'aspettavamo e siamo molto felici, per cui io credo che sia doveroso dedicare un grande applauso a un fan numero uno, veramente, che ha dedicato la sua vita a fare qualcosa per noi. Grazie Maurizio. Grazie. Allora, ciao a tutti. Allora, dobbiamo dire che, come diceva appunto Red, siamo veramente contenti. Io vorrei ringraziare, oltre a Pilenga, vorrei ringraziare anche voi, che ci sono gli amici che sono arrivati veramente da molto lontano, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, dal nord, insomma da tutta Italia. Questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto è grande l'affetto che avete nei nostri confronti, soprattutto in questo momento, che abbiamo bisogno veramente anche della vostra energia. Va detto che abbiamo passato, e lo sapete benissimo, e noi sappiamo benissimo quanto mi stava a cuore il nostro percorso e quello che potevamo in qualche modo